una vergogna di come ci troviamo ad abitare qui con le camere di rimpetto a vedere questa schifezza che abbiamo. 15, un mese che aspettiamo la Veritas per avere un intervento e a tutt'oggi non è avvenuto. E ora sono gli inquilini e gli abitanti che puliscono la vasca, è giusto questo, con le tasse che paghiamo. Se Maometto non va alla montagna, ci pensano i residenti di quartiere Pertini a pulire dove Veritas non va. E così, attrezzati di mascherine, guanti, badili, scope, hanno svuotato l'acqua a marcia della fontana nella piazzetta della vergogna. Qui c'era la riproduzione del zanzare tigre. Tutti questi condomini avevano centinaia di migliaia di zanzare che camminano. Poi c'è lo sporco, il degrado continuo, quindi noi ci attiviamo. Qui è una vergogna totale. Veritas si dà alla macchia, perché qua non si prendono soldi e ci sono solo da spendere interventi con camion, eccetera, eccetera. L'odore è disgustoso. Io ho le camere qua. Guardi, proprio qua, io sono costretta a stare con le finestre chiuse, da giorni, dopo aver chiamato e richiamato. Qui abbiamo ambulatori, qui abbiamo supermercati, abbiamo dei CAF e quindi passano tante persone, tanti anziani, di conseguenza bisogna agire al più presto, mettere se non altro in sicurezza quello che è della pedonabilità. Ma la zona della piazza, da tempo ormai nello stato di degrado più totale, non è l'unica ad essere stata trascurata nel tempo. Basta andare poco distante. Non si è mai visto nessuno. Gli alberi che erano circa 3 metri quando li hanno piantumati, oggi sono alberi che sono alti 10 metri. Da parco è diventato bosco. Ecco, noi vogliamo che ridiventi parco.